Come aprire un'agenzia di marketing e comunicazione? Molti ragazzi giovani ed intraprendenti ci chiedono sempre nei gruppi: io vorrei partire con una cosa in proprio, con un'attività autonoma e magari vorrei creare un'agenzia che poi cresca nel tempo e che diventi sempre più grande per aiutare tante imprese, tante persone e così via. Ma non so come fare, non so come partire e soprattutto non so quali sono i passi giusti da intraprendere. Bene, in questo video ti racconteremo i passi giusti, quindi seguici fino alla fine del video perché, come sempre, dulcis in fundo. Mattia, partiamo. Qual è il primo aspetto da considerare quando voglio aprire un'agenzia di marketing? Allora, il primo aspetto da considerare è capire le proprie skills. Che cosa posso offrire al cliente? Che è un aspetto molto importante. Che valore aggiunto posso offrire al cliente? Posso gestire i suoi social e portare dei risultati importanti, quindi più clienti. Posso gestire le Facebook Ads, YouTube Ads, ipotesi Google Ads. Posso gestire l'account Amazon, quindi ho una pluralità di possibilità. In base alle mie skills devo decidere dove sono bravo e che valore aggiunto gli porto al cliente. E questo è un modo anche per poter avere un posizionamento, perché io non posso essere la persona che fa tutto. Anche se lo so fare tutto, devo andare dal cliente nel dire: ok, io sono bravo nel fare questo e in questo ti porto i risultati. Pensate a questo concetto fondamentale. Quando andate da un dottore, andate da un dottore normale, da un dottore, per esempio, medico di condotto, è il dottore che mediamente viene visto meno specializzato, anche se poi ha una specializzazione dietro, ma è quello meno specializzato. A livello anche retributivo, a livello nella mente delle persone, è quello che economicamente prende meno. E lui vi rimanderà ad uno specialista. Pensate ad esempio a un urologo, a chi fa delle operazioni, a un chirurgo magari specializzato in certe parti del corpo particolari. Quello lo vedete nettamente superiore come preparazione. È quello che dovete diventare voi nella testa del cliente, quindi diventare una specie di re del vostro settore, quindi il re ad esempio nella gestione dell'account Amazon nella vostra area. Facendo questo, quelli che riuscirete ad attrarre direttamente a voi i clienti nella vostra area, magari attraverso delle pubblicità anche a livello locale, fatte attraverso dei Facebook Ads, oppure anche attraverso degli articoli del giornale, delle collaborazioni fatte sempre a livello locale. Quindi dovete avere un posizionamento molto forte, specializzato, e anche a livello locale vi permetterà di attrarre direttamente i clienti, giusto Vadim? Assolutamente, infatti proprio Mattia in questi giorni stavo parlando con una persona che per anni ha fatto libero professionista e poi ha deciso di espandersi con la propria agenzia, e lui ha detto che rispetto a tanti modelli di business, tante agenzie, lui ha scelto di rimanere nel locale, quindi offrire un super servizio a pochi clienti nella sua zona e farsi conoscere in quel modo lì. Ovviamente tu dovrai decidere se magari sei più forte nel locale e vedi più opportunità perché magari hai un certo legame con il tuo territorio e così via, oppure se magari sfruttare anche le leve dell'online, del digitale, dell'espansione a livello nazionale che puoi avere, la visibilità a livello nazionale che puoi avere. Quindi una volta che tu hai fatto questo primo passo e quindi hai scelto la tua specializzazione, quello in cui vuoi diventare l'esperto e hai cominciato a prendere i tuoi primi clienti, ovviamente parlando con i clienti nasceranno delle altre opportunità. Com'è che nascono le altre opportunità? Le opportunità nascono quando tu puoi risolvere dei problemi ai tuoi clienti. Quindi dove c'è un'esigenza, un problema, un qualcosa che fa male, lì c'è l'opportunità e lì c'è anche la possibilità di guadagno. Però ovviamente tu non puoi fare tutto, abbiamo detto fin dall'inizio, quindi devi rispettare i patti che abbiamo stretto insieme a te. Quindi devi essere specializzato. Ora ti faccio una domanda: com'è che puoi veramente superare questo problema e comunque dare più servizi al tuo cliente? Una cosa che puoi fare è instaurare delle partnership. Quindi la cosa che per esempio anche noi stiamo facendo nella nostra azienda è quello di instaurare delle partnership con altri esperti che sono specializzati in altre aree che interessano al mio cliente. Quindi io ho in mano il cliente, io ho un rapporto con il cliente, raccolgo le sue esigenze, coinvolgo il mio partner di cui mi fido e il partner offre un servizio al mio cliente. Ma tu dirai giustamente: beh, ma io cosa ci guadagno? Beh, innanzitutto hai aiutato il tuo cliente. Ogni volta che aiuti il tuo cliente
vai a rafforzare il rapporto che hai con il cliente, e quindi lui vorrà sempre stare vicino a te e ti porterà più business in futuro. Ma non solo questo, perché in realtà puoi anche guadagnare direttamente da questo tipo di partnership. Perché se per esempio ho trovato Mattia, che è bravissimo nel gestire gli account di Amazon, io dico: Mattia, guarda, io sono specializzato per esempio nelle Facebook Ads, tu sei specializzato nella gestione degli account di Amazon, io ti passo il mio cliente, ma tu mi puoi riconoscere una percentuale del 10, del 15% certo, se vai a chiudere quella vendita? Così aiutiamo il cliente, ho aiutato Mattia che è un professionista bravo e anche ovviamente ho un ritorno diretto. Quindi più la tua rete di partnership sarà forte, più servizi riuscirai a dare al tuo cliente, più esigenze riuscirai a risolvere e di conseguenza anche più soldi riuscirai a guadagnare. Bene, e quindi questo è lo step successivo, ma poi arriva il momento dove devi scalare il tuo business. Cosa vuol dire scalare il tuo business? Nella vita di ogni professionista arriva un momento quando lui si sente veramente che il lavoro è troppo, che si trova a fare tutto da solo e quindi a un certo punto c'è il cosiddetto burnout. Quindi una persona scoppia e dice basta, non voglio più niente, è quasi pronto a rinunciare ai propri obiettivi, ai propri sogni. E in quel momento devi fermarti e fare una cosa molto intelligente, cominciare a delegare. Esatto, tramite la delega tu riuscirai a liberarti del tempo, a formare le altre persone che diventeranno i nuovi specialisti nella tua azienda e tu ti dedicherai a far crescere la tua azienda. Quindi la differenza che ci sarà è che non lavorerai sempre tu in prima linea, in prima persona, sarai tu l'esperto, lo specialista, ma avrai un team di specialisti che tu andrai a formare e tu invece sarai la persona, il manager, quindi il coordinatore, quello che pensa come aumentare il numero di clienti, come aumentare per esempio i servizi che puoi offrire o altre cose, quindi andare a scalare la tua azienda. E questo è un passaggio molto importante, non solo dal punto di vista del business, ma anche dal punto di vista della mentalità, perché spesso la difficoltà di rinunciare ad una cosa che ti viene bene, che sei bravo a fare e magari fare un passo indietro e farlo fare agli altri, è un passaggio anche mentale che sicuramente bisogna fare, ma è necessario se vuoi crescere e se vuoi far scalare il tuo business. Poi però, Mattia, normalmente arriva un punto critico, un punto dove tu cominci a scalare, cominci a delegare e dici: cosa faccio? Resto specialista nel mio settore o comincio ad allargarmi e magari offrire altri servizi? Ecco, quali sono i tuoi consigli in questa fase aziendale? Allora, prima di tutto bisogna guardarsi dentro e capire innanzitutto quali sono i propri obiettivi, obiettivi personali e obiettivi familiari e quello che si vuole fare. Questo è un primo aspetto fondamentale, magari perché alcuni di voi si accontentano ad esempio di arrivare a un certo livello, altri invece vogliono arrivare a un livello superiore. E dopo aver fatto questa considerazione, l'altra considerazione bisogna capire: voglio restare un professionista, ad esempio super mega bravo nel mio settore, nel settore per esempio di vendita su Amazon a livello locale, mi espando e voglio diventare magari il punto di riferimento a livello regionale, punto di riferimento, poi mi espando a livello nazionale, punto di riferimento a livello europeo. Oppure ho già delle persone, cioè ho già dei clienti dall'altra parte, quello che posso offrire è offrire altri servizi agli stessi clienti. Per ipotesi, c'è Tizio che mi arriva all'interno della mia agenzia e mi chiede: guarda Mattia, sai benissimo gestire l'account, mi piacerebbe che tu mi gestissi perché per il rapporto di fiducia conosci tutti, anche magari i social media oppure anche ad esempio l'e-commerce. Allora in quel caso lì, ad esempio, potresti valutare o ad esempio sfruttare le partnership di prima, di cui parlavamo prima, oppure assumere una persona e portarti il know-how di questa persona all'interno e fornire più servizi allo stesso cliente. Ovviamente se fai questo aspetto qui è un cambio di modello di business, perché il primo modello di business è un modello di business focalizzato su un unico tipo di servizio che lo porti a livello estremo e di voi diventare leader a livello locale, regionale, italiano, europeo. Dall'altro invece vuoi cercare di coccolare, tra virgolette, il cliente cercando di fare dei cross-sell o degli upsell
ad esempio, allo stesso cliente con dei nuovi prodotti che vai a creare all'interno della tua agenzia. Giusto, Badin? Assolutamente. Quindi, come vedi, per riassumere quali sono i passi principali che dovresti seguire. Allora, prima di tutto la specializzazione. Secondo punto è definire il tuo obiettivo di business e il posizionamento che vuoi raggiungere. Il terzo punto è costruire una rete di partnership, quindi i tuoi partner poi saranno la tua fortuna perché riuscirai sempre ad essere più forte e dare più servizi davanti al tuo cliente. Scalare il tuo business delegando internamente e cominciando a staccarti un po' dalla parte operativa specialistica e diventare un manager all'interno della tua azienda. E poi decidere il modello di business, che tipo di modello di business vuoi seguire, se vuoi aggiungere altri servizi, se vuoi rimanere verticale specializzato su un servizio. Bene, ti do una bella notizia e una brutta. Allora, in realtà diciamo che ti do solo belle notizie, perché purtroppo non possiamo aiutarti su tutto, non siamo onnipotenti, non sappiamo tutto, però ti possiamo aiutare su delle poche cose dove effettivamente siamo specialisti, che è quello della vendita online, della vendita su Amazon in particolare. Quindi se hai intenzione di creare per esempio un'agenzia all'interno del mondo della vendita online, della vendita su Amazon, ti consiglio di approfondire nei link in descrizione e magari andare a un po' a capire cos'è che stiamo combinando qua in scuola e-commerce. Bene, ti invito ad iscriverti al nostro canale, a mettere un bel mi piace ciccione e scrivere nei commenti se ti è piaciuto questo video. Ciao e al prossimo video!